Solidarietà Bimbi VIP in passerella è una vera e propria fashion week a misura di bambino. Ecco il cocktail che dà il via alla 79esima edizione di PT Bimbo, fino al 28 giugno alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, con lo stesso tema guida di PT Uomo, Ping PT Pong, un'installazione di Oliviero Baldini che celebra questa disciplina sportiva. In mostra ci sono 426 collezioni per bambini e bambine, di cui 180 estere che cercano di conquistare stampa e buyer. Tra eventi speciali, sfilate e tendenze a misura di bambini, così le aziende provano a smuovere i consumi, soprattutto quelli interni, che certo non brillano, anzi non smettono di calare dal 2009 a oggi. Nonostante l'entusiasmo dimostrato nelle ultime stagioni dalle aziende, ancora non arriva nessuna buona notizia per il comparto. Nel 2013 la moda junior ha accusato un peggioramento rispetto al 2012, colpa soprattutto dei consumi interni. Infatti l'export continua a crescere sfiorando gli 880 milioni di euro, ma cala l'import, una flessione quest'ultima che si lega ancora al deludente contesto interno. È dal 2009 che i consumi nazionali si muovono in territorio negativo, evidenziando proprio nel 2013 un ulteriore peggioramento. È con queste premesse che si è aperto PT Bimbo. Tutta la fascia di età dai 2 ai 14 anni, sia per il segmento bambino sia per la bambina, risulta in calo, compreso il segmento neonato, nonostante il maggior coinvolgimento emotivo nell'acquisto del prodotto. È vero che le famiglie italiane acquistano meno abbigliamento e accessori per i più piccini, ma fanno anche meno figli.